Buongiorno e benvenuti a un nuovo video. Allora, oggi sono qui perché, io spero che mi sentiate bene, ma devo parlare a bassa voce, perché sto per fare una sorpresa gigante a Lara. Per chi non lo sapesse, io sono Chiara, ho 27 anni e ho due figlie anzi, una di 3 anni, Zoe, la più piccola, e Lara, che invece ha 10 anni, che l'ho avuta a 16 anni. Io e il papà non stiamo più insieme e quindi abbiamo deciso, quando era già abbastanza piccolina, di darle un telefono, proprio per facilitare la comunicazione tra lei e il papà, perché all'inizio soprattutto si messaggiavano magari tramite me o chiamavano tramite me, ma come sapete io lavoro tramite i social, internet, il web e tutto il resto, quindi a me il telefono serve sempre. Quindi questa cosa nel tempo è andata avanti. Poi mi è stato utile darglielo per esempio alle gite, fa varie attività come per esempio ginnastica artistica e lasciarle il telefono è sempre ok. Quando va a casa di un'amica magari io la lascio e me ne vado, è sempre meglio che abbia comunque il telefono per avvertirmi qualsiasi cosa succede. Comunque 2024 il telefono è importante. Sul suo telefono però di solito, cioè da sempre, sono sempre state solo installate due cose praticamente: WhatsApp, dove ha solo i nostri numeri, quindi il mio, quello del padre, il gruppo di famiglia con i nonni, gli zii, i parenti, insomma, e basta, mio cugino, insomma, i parenti. E da quest'anno ha due amiche anche di dell'associazione, insomma, di ginnastica artistica, e poi da pochissimo ha il suo ragazzino, insomma, così c'è la sua WhatsApp, ovviamente controllato da me. Come altre app ha YouTube Kids, quindi può vedere i contenuti che ci sono su YouTube Kids, e anche YouTube normale, che però controlliamo, e comunque posso entrare nel suo canale, quindi posso vedere effettivamente quello che guarda. Il canale con cui guarda le cose non è il canale con il quale invece carica video. Perché? Perché quando era piccolina mi aveva chiesto appunto di fare come la mamma, mi sembrava una cosa carina, insomma un gioco, appunto aprirle un canale anche a lei. E poi io ho sempre detto che la nostra community di tesorino è una community meravigliosa, e io credo che qualsiasi lavoro vorrà fare da grande, che voglia fare la parrucchiera, che voglia fare la veterinaria, aprirsi un centro veterinario, che voglia fare l'estetista, che voglia fare quello che vuole, comunque il web sarà la chiave, perché ormai tutti si affidano al web. Io stessa nel mio sito personale faccio consulenze, sì, per persone che su www.chiaraparadisi.it, è vero che faccio consulenze per le persone che magari vogliono diventare content creator, su youtuber, influencer, lavorare sui social in qualche modo, ma faccio anche molte consulenze per le aziende o anche piccole imprese che magari vogliono farsi più pubblicità sui social, tanto sempre da mettere social si va. E quindi ho pensato che pure è bello che lei abbia magari un futuro, perché no, anche come clienti le ziette di YouTube, cioè perché no, no? Cioè nel senso, se sei su Roma e lei si aprirà, che ne so, un coso di veterinaria come vuole fare, magari tu tesorina che ci guardavi quando eri più piccola, poi andrai da lei a farti visitare il cane, cioè perché no, no? E io vi vedo molto come una famiglia, cioè nel senso, c'è chi ci vede il marcio in questo, ma io non lo vedo proprio. E infatti YouTube adesso è un gioco che si è stoppato per tanto tempo, il suo canale, perché comunque c'erano altre cose da fare, c'erano altre priorità. Lei comunque ha tante, appunto, lei fa violino, fa ginnastica artistica, ha fatto danza, fa tante cose, no? I compiti soprattutto, che sono la cosa più importante, quindi fino ad adesso, insomma, il canale era fermo. Questo mese di agosto, dove fa soltanto i compiti e tutte le sue attività scolastiche sono ferme, mi ha chiesto di ricominciare, e le ho detto va bene, dai, fallo, va bene, ti controllo, però la controllo a 360 gradi, e quindi è ricominciato questo gioco. Poi non lo so, da settembre, insomma, magari ecco un video ogni tanto, se le andrà di farlo, ok, ma prima vengono i compiti, io non transigo su questa cosa, prima lo studio, poi nel caso il gioco, YouTube, che deve essere, deve rimanere un gioco per lei, va bene, però deve essere proprio una cosa così. Quindi adesso non so dirvi a settembre come andrà, ripeto, magari una volta a settimana, vediamo, non lo so. Può essere pure che magari in un giorno solo fa come faccio io, che mi registro magari più video e poi intanto sono io a montarli, li distribuisco piano pianino nella settimana, perché a lei fa davvero piacere. Poi ci mettiamo insieme, perché lei i commenti non li può leggere, quindi ci mettiamo insieme a guardarli insieme a me, e le dico io, guarda, ti hanno scritto questo, e lei, ah, che bello, insomma, è bello. E insomma, a lei fa sempre fatto piacere tutto questo. Però
Per registrare video sta utilizzando, scusate, stanno giocando di là, sta utilizzando la mia Sony. La mia Sony però è una telecamera delicata, cioè non gliela posso lasciare così, perché comunque è una bambina di 10 anni. Io poi la Sony non la uso solo per YouTube, la uso anche per altre cose, per lavoro. Quindi proprio non me la sento nemmeno di lasciargliela più di tanto. E il suo telefono non è abbastanza buono. Ha un telefono che comunque insomma è uno di quelli un po' blandi, ecco, mettiamola così, che è andato benissimo fino ad adesso, per carità, è andato super bene, però non ci può registrare video con questo, cioè nel senso è una qualità che non, cioè, si vedrebbe tutto spixellato un altro po', e oltretutto questo telefono sta iniziando a dare problemi seri. Vuole parlare con i nonni in videochiamata, si sente male, si stoppa, si surriscalda in 30 secondi, quindi questo è proprio arrivato, è proprio da buttare via. E è successa una cosa. In questo momento lei lo sa che lei ha comunque degli orari determinati per vedere il telefono, cioè non è che lo può avere sempre, cioè non è che ti è il telefono, te lo lascio quanto ti pare, assolutamente no, la notte lo tengo io, nell'orario comunque diurni, come vedete sta giocando con la sorella, cioè il telefono se lo scorda. Però, quando me lo richiederà, io non le darò questo. Glielo darò direttamente in mano, perché aspettate, devo chiudermi la porta a chiave. Aspettate. Lara è un'impicciona di prima categoria. Se sente che mi chiude a chiave, inizia a dire: mamma, che stai facendo? Impicciona. Comunque, questo qui è un regalo anche con i nonni, perché abbiamo deciso di farlo insieme ai nonni, perché anche nonna Marinella è contenta che abbia ripreso il canale, e quindi abbiamo voluto sostenerla insomma in questo modo, e poi appunto serviva. Però ho fatto la scelta di questo telefono per due motivi. Il fatto è che li monto io i video, quindi mi serviva un modo per passarmi subito i file in modo diciamo tranquillo sul computer subito, e dato che io lavoro su tutto Apple, tutto con la Apple, ho preso un iPhone, appunto perché così mi passo i file direttamente con AirDrop, è più comodo per me, perché lo sapete, cioè io per mia figlia mi farei in 400, per carità, però montare anche i video del suo canale per farla contenta, vi dico la verità, non è facile, perché ho veramente tante cose da fare, quindi almeno mi facilito un po'. E grazie a questa cosa, mamma mia, e poi glielo metto proprio in funzione. Cioè, secondo questi un attimo per me. Di questo perché non ne ho idea, e poi da adesso posso prendergli anche le cover. Lei impazzisce per le cover, ma per questa tipologia qui, cioè ne troviamo una ogni mille. Mo' gli posso invece comprare anche da Temu le cover per il telefono. Sappia, cioè, mamma mia, quanto sarà contenta! Ombre mio, ma come si apre? Aspettate, che non so dove si apre. No, mi sa che questo è tipo uno di quelli che si apre tipo il dietro. Può essere. No, eccolo. Ora inserisco in questo. Dove dovrebbe? Enter your SIM PIN. No, devo chiamare mia madre. Non so qual è il numero della SIM di Lara. Aspettate. E mo come faccio? Non lo metto.
Mamma, mi devi fare un favore, mi dici qual è il PIN della SIM di Lara? Il PIN della SIM di Lara, aspetta. Meno male che mia mamma si segna tutto. Senza mamma Marinella saremmo persi. Allora, dovrebbe essere questa, il 38. Sì, ok. Ciao, ciao, ciao. Io sto facendo la sorpresa. Ciao, ciao, ciao. Ok, ciao. Oggi non lo lascio perdere, devo registrare un attimo un video, devo fare un po' di cose. Allora, tu oggi devi studiare. E io devo registrare il punto di video, devo fare delle cose, ma tu da oggi riprendi a fare i compiti. Non mi hai fatto dal peggiore distacco, non va bene. No, devi riprendere assolutamente perché sennò non andiamo d'accordo. 40 minuti dopo pranzo cosa facevamo da Francesca? Va bene. Senti, c'era tua nonna che ti voleva sentire tutto questo. Ti do il telefono così le parli. Tieni. Ma non è il mio telefono. È il tuo telefono. Ora, no. Questo iPhone non è tuo. Come no? Scusa, no. C'è il tuo WhatsApp. C'è il tuo WhatsApp, non sei tu. No, è tuo questo, non è mio. Ma scusa, il mio è quello. No, Sei tu. è mio questo. Non è mio! Allora me lo riprendo. Il mio è quest'altro. Beh, allora me lo te. Vieni qua. L'abbiamo fatto io e nonna. Per farti registrare i video e perché il tuo era scassato e adesso puoi prenderti tutte le cover che vuoi. È il tuo primo iPhone! È il tuo primo iPhone! È il tuo primo iPhone! Hai un iPhone! Sei contenta? Sì? Guardalo! È tuo! Mi è bagnata tutta. Allora, guarda, allora qua si fanno le chiamate. Allora, questo, aspetta, questo te lo sposto. Tanto questo non ti serve proprio, questo. E hai il tuo caricatore. Eccolo, di nuovo. Questo è il tuo nuovo caricatore. Grazie. Ok. Sorpresa andata. Ci vediamo al prossimo video. Oh, non me ne fa pentire, devi studiare. So catch me if I fall.